Ragazzuoli, prima che cominci il video, devo dare questo avviso che secondo me è molto, ma molto importante. Oltre al dato che sapete che da lunedì in poi arriverà il cambiamento dei video che usciranno lunedì, il mercoledì e il venerdì, vi devo dare una cosa, cioè una notizia molto, molto importante. Uscirà una nuova serie prossimamente, anzi un nuovo film che si intitolerà Pandino Ping in un'avventura emozionante. Un'avventura emozionante che lo troverete solo su Instagram per il primo mese e poi lo pubblicherò anche su YouTube. Voi seguitemi su Instagram, Pandino Big. Se siete troppo elettrizzati e non ce la fate resistere almeno fino a un mese, potete andare sul mio profilo Instagram, Pandino Big. Potete cercare e lo troverete. Basta schiacciare la diretta, l'ultimo posto anche diretta che ho caricato, e vi potete guardare il film che durerà ben 25 minuti. Ora, buona visione! Oh porco, schifo. Bella a tutti ragazzi carichi come me, allora ragazzi nuovo video. Oggi signori, siamo qui per questo. Oggi la recensione del Papa Nick. No. Oggi la recensione delle giovani marmotte. No. Oggi il mio quaderno. No. Va bene? No, oggi siamo qui per una cosa che io sono. Ci tengo molto. Ecco, l'ho recuperato. Ragazzi, la saga di come si chiama? Messer Papero e Ser Paperone, l'adoro. Cioè, l'ho letta. Come sapete, nel Topolino 3409 c'era il primo episodio. Mi è piaciuto così tanto che ho deciso di prendere proprio l'intera collana. Devo dire che forse non so se si vede, ma è molto grande. È molto bello. Avrà 186 pagine all'interno. L'odore è come i libri di Sorrisi e Canzoni TV, ma non c'entra niente. Vi faccio un po' spoilerare le pagine, eccole qua. Adesso è sera, non le vedrete proprio bene. Però, ragazzi, è un libro che a me piace molto. Quindi ora, ok. Allora, sto dicendo, ora prendiamo il nostro mega leone, ma poi. Spoilerate per un posto, iscrivetevi al canale attivando la campanella e 10 visualizzazioni per un nuovo video dedicato a Dante Alighieri. Bene, Alighieri, non Alighieri. Ah, ok. Il mio cucciolo. Allora, è molto 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 bello. Non l'ho ancora letto, quindi non vi so dire. Ma altre alle storie troviamo anche dei documentari, per esempio un po' i teaser di ogni episodio. Per esempio qua abbiamo il vento dell'avventura, perché è scritto in un modo molto strano, tipo un po' toscano. No, toscano no, un po' equilibrante, non lo so. Beh, a Firenze con Lorenzo il Magnifico, grazie, sono il Magnifico. Vabbè. Ragazzi, è un libro bellissimo, un cartonato. Io penso che sia il mio primo cartonato che prendo, perché ce n'è anche un altro di Wizard of Mickey, le più belle storie, ma questo qua è il mio proprio primo cartonato ed è proprio dedicato a Ser Paperone. Poi ragazzi, la prossima decisione che vi farò di un formato maxi o anche così. Ops, non si è rotto niente. Giuro che va bene, l'ho fatto apposta. Stavo dicendo che la prossima specie di recensione di un alla Madonna di un fumetto maxi, non so come dire, un cartonato maxi, sarà il 29 aprile o anche il 1 maggio, perché uscirà Mickey e l'isola perduta, quella ancora più grande, o l'oceano perduto, di una collana francese. Questa ragazzi io ve la consiglio, anche se costa un bel po'. Io l'ho ordinato su Amazon, doveva arrivare fra 4 giorni, mi è arrivata 4 giorni prima. Come il mio libro che doveva arrivare tipo o tra il 28 e il 31 marzo, è arrivato subito il giorno dopo. Quest'anno Amazon si sta sempre evolvendo di più, si può dire. Eccolo qua, è bellissimo, vi faccio un po' vedere le immagini. Ci sono anche mille curiosità. Allora, ho aperto una pagina. Forse la cosa più brutta è che troviamo Dante Alighieri solo per una pagina. E infatti,
nei topolini abbiamo visto che non c'era, cioè, che c'era solo il primo episodio, perché c'era solo Dante Alighieri. Negli altri episodi già vi posso dire, ma vi so, cioè, non vi sto proprio spoilerando, vi posso dire che proprio non c'è Dante Alighieri. Troviamo anche Gamba di Legno, non Macchia Nera. Non vi spoilerò niente e io ve lo consiglio. Leggiamo un po' la trama qua che mi piace molto. 10 visualizzazioni per un nuovo video dedicato a Dante Alighieri. Che se, beh, facciamo sempre 10 visualizzazioni dedicato a un video di Dante Alighieri per i suoi 700 anni dalla sua morte. Ecco perché hanno fatto anche un mega formato. E se ci arriviamo, sempre sarà dedicato a Dante Alighieri. Andremo sul mio computer a vedere Dante Alighieri. Quindi, visualizzazione con i video dai vostri amici 10, ve ne chiedo. Dato che questo successo in queste settimane sta andando molto bene. Ve ne chiedo 10 visualizzazioni. Comunque, è bellissimo. Voto 10. No. Voto sì. Forse è molto fastidioso il cartonato perché quando c'è, per esempio, qua, ragazzi. Vedete qua la costiera, qua, la costiera, non so proprio come si chiama proprio, cazzarola di quella vacca. Mi dà molto fastidio perché, non lo so, mi dà fastidio, ma anche a voi vi darà fastidio. Comunque penso che sia uno dei fumetti più belli che ho mai letto. Cioè, letto. Il primo episodio, ragazzi, l'ho letto ed è fighissimo. E ce ne sono altri sette, perché, altri sei, anzi. Perché in totale sono ben sette episodi. E poi l'ho preso anche per due grandi, sia soggetti, cioè due grandi autori, cioè Giovanni Battista Carpi, se non sbaglio, e Guido Martina. Ragazzi, Guido Martina che è morto ormai dal 2005, ma Guido Martina, ragazzi, ormai è morto, era uno degli autori più bravi in quel tempo. Mi fa stranezza vedere questi disegni qua, che sono fatti a mano, ragazzi. A quel tempo non esistevano le stampanti, non so proprio come dirtelo, non so come dirvelo perché, cioè, stampati, stampantissima. Vabbè. Purtroppo che nei topolini l'hanno messo forse anche meglio perché erano troppi episodi, sono ben sette episodi, come una settimana. Ahia, prima che mi faccio male alle palle, e io ve lo consiglio, like di supporto, bim bim bim. Iscrivetevi al canale, potete la campanella. Ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video. E bella! Yeah, baby!